Negli anni 50 uno scienziato, allora poco più che ventenne, fece insieme al suo professore una dimostrazione sorprendente. Alcune molecole organiche, elementi di base della vita, si possono formare spontaneamente a partire da miscele di gas, come quelli presenti nell'atmosfera primordiale della Terra. Bastano solo tanta pazienza e un po' di energia. Quello scienziato si chiamava Stanley Miller e l'esperimento che da allora porta il suo nome è una delle pietre miliari nello studio sull'origine della vita. Ma dove ha avuto origine la vita? In quale tipo di ambiente? Resta ancora molto da scoprire.